Lorenzo Lotto fu un pittore veneziano del Rinascimento e esce ora un nuovo catalogo delle opere che è stato presentato all'Accademia Carrara di Bergamo a cura del professor Enrico Maria Dal Pozzolo. Ma chi era Lorenzo Lotto e che cos'è un catalogo delle opere? Allora, Lorenzo Lotto era un pittore del Rinascimento attivo soprattutto nel Veneto, a Bergamo e nelle Marche, anche a Roma, di straordinaria intelligenza e straordinaria qualità, che in qualche modo poi fu dimenticato dopo la sua morte perché esprimeva una sorta di anti-rinascimento, al contrario di artisti come Raffaello, Tiziano, Veronese, che magnificavano i loro committenti con toni aulici e con grandeur impaginativa straordinaria. Lotto invece ne registrava le crisi, le nevrosi, le difficoltà che lui stesso provava, perché era un uomo in crisi, nella crisi del Rinascimento, e quindi si dovette aspettare la fine del secolo scorso, dell'Ottocento in verità, per una riabilitazione critica che avvenne all'opera di Bernard Berenson, e poi lo si consacrò come uno degli esponenti di una diversa concezione del Rinascimento in Europa. Il catalogo generale dei dipinti è uno strumento scientifico in cui tutti i suoi quadri vengono vagliati e si deve decidere quali sono effettivamente suoi, quali sono della bottega, quali sono della cerchia, quali sono copie da originali perduti, quali sono i quadri realizzati di cui abbiamo documentazione e che però non ci sono giunti. Quindi uno strumento scientifico di grande complessità che ho svolto nel corso di alcuni anni con la collaborazione anche di alcuni giovani specialisti del nostro Ateneo. Il precedente catalogo risale a 50 anni fa, questo nuovo catalogo quindi si è avvalso di tecniche innovative, nuovi strumenti. Cosa è emerso? Beh, sono emerse tantissime cose, sono 624 pagine, molto dense, quindi le novità davvero non si contano. Diciamo che come metodo, io pur avendo una formazione, diciamo così, attribuzionistica, cioè di analisi del dato formale, poi nel tempo mi sono molto ampliato alle collaborazioni interdisciplinari. E facendo parte tra l'altro di un dipartimento come quello di cultura e civiltà, in cui ci sono tanti specialisti, tante discipline, l'ho sempre considerato una grande opportunità e un vantaggio, e da lì sono nate anche alcune scoperte molto importanti ed emblematiche. Ce n'è una che mi sembra più efficace forse addirittura di tante altre. Allora, fino agli anni 50 nella collezione Crespi di Milano, che è una delle grandi collezioni italiane, c'era un ritratto di uomo che mostra una lettera con delle parole scritte, e questo ritratto è stato esposto in varie mostre, e in tutte le schede che lo riguardavano si registrava il fatto che la scrittura fosse praticamente illeggibile. Anch'io l'ho presentato a una mostra in questi termini, dopo peraltro aver chiesto un parere a alcuni miei colleghi storici che avevano una grandissima confidenza con la scrittura del Cinquecento, i quali mi davano dei responsi difformi. Quindi vabbè, abbiamo registrato un impasse. Poi a un certo punto, ovviamente, ho chiesto un parere al paleografo del nostro dipartimento, il professor Massimiliano Bassetti, il quale su due piedi me l'ha letto. Carta de Alvise, suo nipote. Dopo che me lo lesse così, era tutto molto chiaro. E quindi abbiamo potuto collegare questa lettura a una menzione nel libro di spese di Lorenzo Lotto, che registra nel 1541 un ritratto di suo nipote Alvise, e quel personaggio anonimo ha assunto una identità che poi ha anche un suo fascino, perché ci introduce alla vicenda familiare di Lotto, che fu alquanto complicata, ecco. Non era mai venuto in mente a nessuno prima di far analizzare a un paleografo? No. Gli spazi della ricerca nel campo della storia dell'arte sono infiniti. Il problema è che bisogna, anche in questo caso, io ho avuto la fortuna di poter disporre di macrofotografie di ottima qualità, fatte anche da me, anche col cellulare, di quel dettaglio.
Ma quando un quadro è in collezione privata e tu puoi ragionare semplicemente su una riproduzione di qualche catalogo, di qualche monografia, non è detto che hai quella qualità che consenta a un paleografo di leggere. Ci devono essere tante combinazioni, ci vuole anche un po' di fortuna. Lorenzo Lotto, tra l'altro, era il protagonista della sua tesi di laurea, quindi un ritorno. Eh sì. Lontano 1988-89, erano altri tempi in cui c'erano le tesi quadriennali. Io mi laureai a Padova con un professore famoso per la sua erudizione e per il suo metodo implacabile. Era un professore, c'è ancora Alessandro Ballarin, che chiedeva mediamente per i suoi laureandi un tempo di tesi di 3 anni. Oggi se io propongo a un laureando una tesi di 3 anni forse mi fanno un esposto alla magistratura, però devo dire me la cavai anche bene in 2 anni e mezzo, e all'interno della tesi io misi tutto quello che di personale potevo riassumere dopo un percorso di studi denso e impegnato, perché questa è una cosa che vorrei sottolineare agli studenti che magari ci guardano. Noi dobbiamo essere bravi a insegnare nel corso degli esami. Nel corso della tesi gli studenti diventano i docenti di loro stessi, perché riescono a essere nella condizione di poter elaborare in maniera personale e originale quanto hanno appreso, applicare i metodi e magari cercare di dire delle parole nuove su degli argomenti. Investire su una tesi di laurea significa attrezzarsi per diventare dei professionisti, e quindi credo che sia importante anche oggi, non dico non dare tempistiche, ma insomma affrontare la tesi con la volontà di definire in qualche modo una sorta di autoritratto di studente da giovane, e affrontandola con serietà, con passione, con il senso della ricerca, si acquisiscono per l'appunto quegli strumenti che poi ti consentono di essere autonomo anche in successivi passaggi accademici o anche nel mondo del lavoro, perché tu acquisisci una forma mentis alta, attenta al dettaglio, allo sguardo d'insieme. L'importante è proprio avere il senso della qualità nella definizione dei contenuti e nelle stesure, perché una cosa può essere giusta, ma se la esprimiamo male diventa quasi sbagliata.